Grazie per essere presenti, per voler essere testimoni della storia di questo imprenditore, De Masi, che vi vogliamo raccontare. De Masi è un cittadino qualsiasi, un cittadino onesto, che è stato costretto a diventare eroe, dico io, perché non solo è vittima dei soprusi dell''Ndrangheta, ma purtroppo è anche vittima di usura bancaria. La sua storia ha dato spunto ad un'interrogazione parlamentare, ad un mio atto ispettivo firmato anche da altri 61 colleghi, in cui chiediamo con forza, lo voglio dire, l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui crimini bancari. La storia di De Masi è una storia comune a tanti imprenditori che purtroppo sono vittime di usura bancaria. Noi nella nostra interrogazione parlamentare abbiamo rilevato un vizio di fondo, il fatto che il 94% delle quote di Banca Italia è in possesso delle banche controllate da Banca Italia, quindi c'è un problema di fondo. I controllati sono proprietari del controllore. Allora lo Stato deve farsi qualche domanda e dare risposte a centinaia di cittadini onesti che sono a tuttora in attesa di risarcimento, come lo stesso De Masi. Gli è stato riconosciuto dal 2006 un mutuo antiusura, ma ancora non ha ricevuto una risposta concreta. Noi vogliamo che lo Stato risponda dei tassi contra legem, a debiti arbitrari e correntisti, sistemi informatici bancari che appaiono, sembrano essere manipolati. Noi vogliamo una risposta a tutto questo e soprattutto lo Stato ci deve dire che misure intende attuare a difesa del risparmio, che è un interesse pubblico tutelato dalla Costituzione, e soprattutto che misure intende adottare per risarcire le vittime di usura bancaria. Io non voglio rubarvi molto tempo, è per questo che chiedo a De Masi di raccontare la sua storia. Grazie all'onorevole Nesci di avermi consentito di essere qui. Grazie al Movimento dei 5 Stelle di avermi consentito di essere qui. Io sono innanzitutto un cittadino e un imprenditore che da molti anni opera in un territorio difficile e complicato come la Calabria. Da molti anni denuncio una serie di aggressioni che io ho subito e così come queste aggressioni che mi sono state fatte, fino ad oggi ho assistito inerme al silenzio della politica. La politica fino a oggi, o almeno la politica che noi conoscevamo fino a ieri, una politica figlia probabilmente di equilibri, di equilibrismi vari, sì, ha detto sì, De Masi, bravo, è vero quello che lei dice, ma nessuno ha mai fatto nulla. Io per questo motivo ringrazio il Movimento 5 Stelle perché ho avuto La consapevolezza della responsabilità politica di farmi venire qui a raccontare una storia che non tocca, non lede gli interessi di un imprenditore, di un cittadino, ma lede gli interessi di una collettività, perché quanto da me denunciato negli anni passati è un fatto che ha condizionato la vita di tutti, di tanti cittadini. Noi oggi assistiamo, dal punto di vista dei crimini finanziari, a tanta gente che si suicida, si ammazza. Sapete perché? Perché arrivare a togliersi la vita è un segno disperato, perché chi è in quelle condizioni non riconosce nella magistratura, non riconosce nella giustizia degli uomini la capacità di dargli ragione, la possibilità di dargli il diritto di poter continuare ad andare avanti. Per cui quei crimini sono dei crimini che hanno delle conseguenze terribili e avvengono perché quel potere, il potere finanziario, è riuscito di fatto a condizionare la vita quotidiana di ognuno di noi.
Qualcuno diceva negli anni passati che le banche sono il governo occulto di questo Paese. Bene, io anche di questo vi voglio parlare. L'onorevole Nesci voleva che io vi spiegassi chi sono io. La mia famiglia da circa 60 anni fa è impresa nell'area di Gioia Tauro, nella piana di Gioia Tauro, prima in un paese che si chiama Rizziconi, poi in un paese nell'area industriale di Gioia Tauro. Vedete, quando si dice che pezzi del territorio sono fuori dal controllo dello Stato, io vivo in quell'area. Cioè, quindi quando voi giornalisti legate dei fatti di criminalità e li immaginate genericamente, bene, quelle vostre immaginazioni sono i luoghi in cui io vivo. Da 40 anni la mia famiglia fa una lotta frontale contro le aggressioni criminali, lottando contro le richieste di estorsione, lettere anonime, bombe e compagnie del genere. Lo facciamo anche da quando anche lo Stato per tanti motivi si è girato dall'altra parte, perché se oggi l'andrangheta è uno dei fenomeni è il fenomeno criminale più potente al mondo, qualcuno bisogna anche che si domandi come mai è cresciuto a tal livello, perché in un contesto, in una lotta tra Stato e antistato, se c'è la lotta dello Stato, l'antistato dovrebbe essere stato almeno marginalizzato. Quando un potere criminale come la andrangheta è cresciuto a tal punto, vuol dire che forse negli anni passati la lotta alla criminalità probabilmente è stata messa in secondo piano. Per cui in quegli anni, in quei 10 anni fa, rammento a me stesso che c'era in gioco molto nell'esistere delle organizzazioni criminali, perché si resistere alla criminalità e non pagare il pizzo significava anche esporsi a quello che all'epoca era il pericolo maggiore, il sequestro di persona. La mia famiglia in questo contesto ha vissuto, in questo contesto ha sempre denunciato ai criminali, i criminali e i carabinieri. E di recente, il 12 di aprile, abbiamo avuto l'ennesimo attacco, che è quello di aver subito 44 colpi di Kalashnikov sparati alla mia azienda, più 2 proiettili messi in Bella Vista, che sono un segnale molto chiaro, perché questo segnale, così come questo messaggio, per chi capisce di messaggeria criminale, ha dei significati molto chiari. Non è un'estorsione, non è una richiesta di pizzo, perché non si spara subito, non si manda un messaggio in prima battuta di un attacco militare, ma quello è un tentativo, un messaggio molto più chiaro. Qualcuno vuole rubarci le aziende, qualcuno vuole condizionare il nostro lavoro, perché probabilmente nell'esercizio delle nostre attività probabilmente abbiamo interrotto col nostro lavoro qualche traffico illecito che si faceva all'interno o all'esterno del porto di Gioia Tauro. Tenete in considerazione che la filosofia che ci ha governato negli anni passati era quella di resistere a tutti i costi, perché per un'estorsione per 10, 50 o 100 mila euro difficilmente qualcuno ti avrebbe ammazzato, ma per interrompere un traffico di sostanze stupefacenti, per esempio, dove ha portato a un primo messaggio l'utilizzo di un'arma militare come il Kalashnikov, sicuramente significa che chi ha fatto quel messaggio ti ha voluto anche dire che non ha nessuna paura e nessun timore ad ammazzarti. In questo tipo di ragionamento io abbiamo subito questo attacco, qualche giorno dopo sono andato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove ho detto a tutti i signori delle istituzioni: consentitemi di avere paura, consentitemi il diritto di sgonfiare questa storia, perché il messaggio successivo è quello che qualcuno mi ammazza, perché questo significa quel messaggio, e ho detto che io voglio chiudere le aziende. Le istituzioni tutte mi hanno detto che io questo non lo posso fare, perché De Masi lei non se lo può permettere, perché se lei chiude le aziende significa che lei, che rappresenta una delle punte di diamante dal punto di vista del mondo dell'impresa in Calabria, rappresenta il punto di riferimento sulla legalità, il messaggio che passa è che questa terra è persa. Quindi si ammazza la speranza di tanta gente, si distrugge il futuro non solo di tanti cittadini, ma anche di circa 160 operai che lavorano con me e con le loro famiglie. Quindi mi è stato detto che io non posso avere paura. In questo contesto mi ricordo benissimo, nella sala della prefettura, io ho capito che le ragioni dello Stato, le ragioni della mia terra, le ragioni dei tanti volti, di tanti madri e padri di famiglia che credono
credono in questa terra erano maggiori delle mie paure, per cui ho deciso di andare avanti. Non solo vado avanti facendo il mio mestiere di imprenditore, ma vado avanti andando in giro a raccontare quello che è successo dicendo ai miei colleghi imprenditori che bisogna denunciare. Vado in giro dicendo nelle scuole, nei convegni pubblici, che il ruolo che ognuno di noi deve smettere di essere silente ed omertoso, per cui bisogna che si utilizzi anche il mio esempio. Io sono qui e quindi vuol dire che è possibile denunciare le aggressioni criminali. Spero che questo messaggio sia stato capito da tutti e mi auguro che quel sacrificio che sto facendo, io come spesso dico a tutti, guardate, io cinicamente, purtroppo conoscendo la mia terra, sono un morto che cammina, ma sto facendo questo sacrificio perché lo debbo a me stesso e alla libertà dei miei figli e alla libertà di ognuno di noi, perché senza sacrifici probabilmente noi non saremmo qui. Ricordo spesso nei miei discorsi che faccio dove posso, dove mi invitano, che noi siamo un paese libero perché c'è stata una, i nostri antenati hanno combattuto una guerra per la liberazione. All'epoca il nemico era un nemico che aveva una divisa, una divisa militare. Oggi il nemico è un nemico che abbiamo intorno a noi, ma tutti e due minano allo stesso obiettivo, privarci della libertà. Ecco, per quelle ragioni io sono a fare quello che sto facendo. E questa è la storia delle aggressioni criminali. Vedete, ma in tutta questa storia c'è un altro capitolo di questa battaglia che non è secondario. Noi abbiamo realizzato degli stabilimenti industriali importanti nell'area di Gioia Tauro. Nell'ottica di questa costruzione di questi stabilimenti c'è stato un tentativo di estorsione che è stata fatta, che ha portato poi all'arresto dei criminali. Qualcuno durante questa dopo l'operazione militare che ha portato all'arresto di questi signori, qualcuno mi ha incolpato che io ho infangato il territorio, cioè che le persone arrestate, io ho fatto arrestare dei padri di famiglia, premesso che erano stati arrestati con un pacco di soldi in mano, ma io sono passato per quello del quale ho fatto mandare in galera della gente, quindi hanno fatto pagare dei prezzi di infame. Tenete conto che in tutta questa vicenda c'è un dettaglio che non va dimenticato, che io, la storia, per le battaglie che la mia famiglia ha sempre fatto, noi siamo considerati degli infami, sì, siamo infami. La Calabria è una terra che è riuscita a scambiare dei concetti, dei valori, ha normalizzato l'illegalità e ha marginalizzato la legalità. E quindi noi siamo stati, da una cosiddetta società civile, da una cosiddetta borghesia anche imprenditoriali, e questo va anche detto, perché tenete conto, io da ex dirigente del sindacato di cui appartengo, evito di nominarlo, io nell'assemblea del mio sindacato andavo a dire: scusate, vedete che noi dobbiamo espellere dalla nostra organizzazione prima chi incassa il pizzo e forse poi chi lo paga. Ecco, questo è il mio modo di concepire il vivere in questa terra. Quindi finisco il racconto raccontandovi: all'epoca facciamo queste attività imprenditoriali, alcune banche che stavano supportandoci, un funzionario di queste banche riceve l'ordine al territorio: distruggete le masi. Questo signore, che probabilmente rispondeva a logiche diverse da quelle che è il suo dovere e da quelle che sono le regole e le leggi di questo paese, ha obbedito e ha dato mandato di distruggermi. Mi accorgo di ciò perché un ufficiale di carabinieri, stranamente, aveva un ruolo all'interno di una banca, mi informa e io incomincio a capire che cosa stava succedendo. Morale della favola: pago 6 milioni di euro per un'anticipazione di soldi pubblici di 12, mi fanno pagare il 38-40% di interessi e da lì dico alle banche: guardate, forse avete sbagliato. Voglio farvi presente alcune cose. Guardate che in Italia io dall'epoca ho denunciato i crimini bancari, prima pensando che fosse un caso che è successo a me, un errore che è successo a me, poi io sono diventato uno dei massimi esperti di questa vicenda e ho scoperto che purtroppo così non è. Sapete che in Italia ci sono 85 milioni di rapporti bancari. Se la banca, ognuno di voi, che ogni trimestre vi addebita 2 euro per spese, 1 euro, 10 euro a trimestre di spese che vi trovate addebitati nei vostri conti correnti, significa che alla fine dell'anno 85 milioni di rapporti bancari per 10 euro spostano dalle tasche dei cittadini alle tasche delle banche 3 miliardi e 400 milioni di euro. Solo per spiegarci meglio, 4 banche hanno il 50% di quegli 85 milioni di conti correnti. 4 banche con 10 euro spostano 1 miliardo e 700 milioni di euro. Io dico,
Sentite, ma perché non leggete le sentenze che i tribunali civili ogni giorno emettono per condannare le banche di soprusi che fanno? Qualcuno si domanda che tutto ciò non è figlio di casualità e che siamo davanti alla più grande truffa fatta ai danni della storia di un paese, fatta senza che nessuno dica nulla. E qui mi collego al discorso dell'onorevole Nesci. Tenete conto che chi parla può oggi, in questa sede, andare a dire che la signora banca XYZ è usuraia, perché lo dicono le sentenze. Io ho 3 sentenze passate in giudicato che confermano che le banche mi hanno usurato e che i presidenti sono stati prosciolti per un cosiddetto errore scusabile. Ma io pongo dei problemi, ed è oggetto della mia richiesta di chiedere una commissione di inchiesta. Qualcuno si può domandare se tutto ciò è figlio di casualità, visto che in Italia di poche cose succedono per casualità e visto che stiamo parlando che un conto corrente costa circa 100 euro in più rispetto alla media europea e quindi che non stiamo parlando di 10 euro, visto che il sistema delle imprese paga circa 3 miliardi di euro in più rispetto alle stesse imprese della Germania e della Francia. Allora, vedete, io ho denunciato questi crimini. Nel momento in cui io li ho denunciati è successa una cosa, sono stato buttato fuori dal sistema bancario. Non conosco nel nome di quale legge mi viene privato il diritto di accendere un conto corrente attivo, non conosco nel nome di quali cartelli, di quali lobby di potere, io vengo trattato come se io fossi il criminale, essendo stato invece la vittima. Tenete in considerazione una cosa, che Banca d'Italia, in tutta questa storia, da me sempre informata, fa finta di non capire e di non sentire, perché dico, guardate, scusate, vedete che la Banca d'Italia ha un compito istituzionale legato, datogli anche dalla tutela del mercato pubblico, che il bene tutelato è il mercato creditizio, che è quello di vigilare e tutelare il bene pubblico e quindi i risparmiatori. Io ho detto a Banca d'Italia, non vi ho mai visto far entrare né dalla porta principale né da quella di servizio i risparmiatori. Voi avete sempre protetto e tutelato i banchieri che dovevano essere invece coloro i quali voi vigilavate affinché non rubassero. Insomma, ecco, questo è il contesto. Io credo che le mie denunce a un movimento politico come il vostro forse vi possono interessare per dire che probabilmente è ora di smetterla con dei furti che hanno impoverito la classe, il mondo economico italiano. Vi racconterei tanti esempi, ma voglio solamente dirvi che l'arroganza di questa gente è così palese che anche nei documenti pubblici, voi dovete sapere una cosa, che la prima fonte di perdita del sistema bancario in Italia non è data dalle truffe che i clienti fanno alle banche per non restituire i soldi, no. C'è un database, si chiama DIPO, Dipartimento Perdite Operative, dalle stesse banche analizzato, che individua il 44% delle loro perdite nelle truffe che loro fanno ai clienti e che sono costretti quindi a risarcire. Allora, sarebbe il caso che una classe politica seria dica, fateci capire che sta succedendo, perché se l'impoverimento del mondo delle imprese, se il massacro delle attività economiche, la distruzione delle vite della gente è figlia per arricchire qualcuno, forse è opportuno che questi qualcuno la smettano di rubare. Ecco, questo è, non so se ho risposto alla vostra domanda di raccontarvi la mia storia. La mia storia è quella di un imprenditore calabrese testardo, che fino ad oggi sta combattendo contro tutti e tutti per cercare nei luoghi e nelle sedi opportuni di avere giustizia, la parola nobile, nel nome del popolo italiano e non nel nome di qualche lobby potente che tira le fila ad altri, a volte anche politici e politicanti, che si fanno comandare da questi signori. Questa è la mia storia. Io sarò brevissimo dopo l'intervento di Nino De Masi. Il punto che ritengo fondamentale e che interessa un po' tutti da questa vicenda, che è stata una vicenda pilota, è che tutto il sistema italiano è controllato dalle banche dell'assicurazione e abbiamo una classe politica che bene o male è ricattata da questo sistema. Quindi da questo insieme di cose è chiaro che nel momento in cui viene emessa una sentenza nei confronti del sistema bancario assicurativo, il giorno dopo il Parlamento legifera qualcosa che va contro. Quindi questo è il dato reale. Allora, qui abbiamo bisogno veramente di una rivoluzione mentale, culturale, perché è vero che abbiamo fatto una lunga battaglia con Nino De Masi, sono 10 anni che combattiamo, è vero che abbiamo ottenuto 15 sentenze e ordinanze del TAR che ci dà ragione
sul mutuo antiusura. È vero che abbiamo fatto 3 gradi di giudizio dove è stata accertata l'usura bancaria, ma è anche vero che dopo oltre 10 anni ancora il mutuo antiusura non è stato riconosciuto, e dopo 10 anni ancora siamo lì a discutere sui risarcimenti danni che il gruppo De Masi deve avere. E allora come si fa a fare impresa in Italia in queste condizioni? Cioè come si fa a poter programmare un'attività imprenditoriale quando dopo 10 anni e con un crimine di Stato, perché io lo chiamo un crimine di Stato, perché aver consentito alle banche di rubare ai cittadini, questo è un crimine di Stato ed è ancora maggiormente aggravato dalla circostanza che non vi è stato nessun intervento, cioè nessuno è intervenuto, il silenzio assoluto, lasciando le povere vittime da sole. E allora in queste condizioni penso che veramente il Movimento 5 Stelle possa fare una battaglia di valori, possa fare una battaglia etica, morale, perché De Masi è un caso che sta portando avanti, ma come De Masi ce ne sono migliaia, milioni di persone che stanno soffrendo da un sistema bancario che ai criminali dà soldi e alle persone per bene chiude i rubinetti. Sono la cronaca che noi leggiamo, vediamo quanti milioni di euro sono stati dati a gente che non ha nulla ma appartiene a gruppi mafiosi o di 'ndrangheta. E allora su questo che bisogna veramente combattere, perché tra l'altro viene falsato il mercato. Voi pensate che le aziende messe in difficoltà nella maggior dei casi finisce nelle mani del sistema criminale, perché nel momento in cui non può andare avanti perché le banche hanno chiuso finisce nel sistema criminale e quindi viene falsata quella che è la regolarità della competizione imprenditoriale, perché con queste aziende la criminalità organizzata ricicla il denaro proveniente da traffici illeciti. Noi lo vediamo, voi pensate sia da Roma, ma pensate centinaia di attività commerciali su Roma appartengono ai sistemi criminali. Ma centinaia. E allora se non viene riordinato, non viene veramente fatta luce su queste vicende del sistema bancario, non penso che l'Italia possa ricostruire un percorso nuovo. Tenete presente che da questi 10 anni di attività è emerso 2 elementi veramente pesanti e che dovrebbero inquietare tutti. Il primo, la Banca d'Italia è controllata dalle banche e quindi il patrimonio della Banca d'Italia è composto dalle banche private che la controllano. E quindi ecco perché la Banca d'Italia non interviene ed evita. La seconda cosa che è emersa da un documento che abbiamo recuperato è che le banche avevano e hanno un'associazione che si chiama Gli Amici delle Banche, si riuniscono ogni 2 o 3 volte al mese e stabiliscono quali sono le strategie per cercare di fare i massimi ricavi in danno dei cittadini e naturalmente dell'economia di questo Paese. E allora su questo veramente è indispensabile che si faccia luce e che si chieda a viva voce, gridando, una commissione d'inchiesta per capire cosa è successo e cosa si dovrà fare per impedire la prosecuzione di questi crimini di Stato. Ringrazio. Sì, io volevo fare solo una semplice riflessione, come questa è la dimostrazione di un governo, di una pubblica amministrazione che non rispetta neanche le sentenze del suo stesso Stato e che praticamente non riesce minimamente a prendere la strada dell'azione, cioè rimanda, fa finta di non ascoltare. E poi abbiamo questi casi. Allora io quello che tengo a sottolineare è che il caso De Masi, oltre purtroppo a non essere solo in Italia di questo tipo, non è un caso normale, cioè non è una delle tante storie che si sono sentite, perché ormai ci dobbiamo abituare a tutto, questo paese non si può abituare a tutto. Ed è assurdo che si arrivi addirittura a discutere un decreto cosiddetto del fare come ieri, dove la Commissione Bilancio e Affari Costituzionali è stata qui fino alle 5 di notte, quando in realtà questo governo e questo Stato, invece di fare nuove leggi, dovrebbe far rispettare le sue sentenze, dovrebbe far rispettare le leggi che ha creato.
E invece non accade, ed è assolutamente inconcepibile una cosa del genere. Io lo ripeto, in questo paese accadono le cose ad insaputa di tutti, come è accaduto ieri, che ci è venuto a raccontare il ministro Alfano, che sequestrano delle persone, arriva un aereo di un altro paese, porta dei parenti rifugiati politici, e così come in questo caso, il caso De Masi, tutto accade nel silenzio generale, non lo sapevo, non rispondiamo. Allora, questa è la dimostrazione che anche il sindacato ispettivo, in questo caso fatto dalla deputata Daria Nesci, ha una sua funzione, se poi le istituzioni rispondono. Il problema è che le istituzioni non rispondono e si è costretti a dichiarare ai giornali tutta una vicenda che invece dovrebbe essere risolta molto prima e non si dovrebbe arrivare a questo punto. Quindi è assurdo che una persona che è minacciata di morte, come ha detto lui, un morto che cammina, non deve essere intanto neanche risarcito del fondo istituito contro l'usura, e che bisogna chiedere una commissione d'inchiesta sull'usura bancaria anziché, ripeto, far funzionare quello che è già stato stabilito dalle leggi e da tanti anni di lavoro, nient'altro. Laura vuole fare una battuta, anche lei, prima dell'interrogazione sui crimini bancari. Laura Castelli, deputata. Sì, grazie. Io intanto sono capogruppo della Commissione Bilancio, quindi insomma, ci occupiamo di tutto quello che sono questi grandi testi, soprattutto questi testi omnibus che ancora stanno sulle nostre scrivanie. Rubo solo un minuto per dire che su questo tema noi siamo molto sensibili e abbiamo già fatto qualche cosa rispetto a questo. Ovviamente ci è stato bocciato, così come tutto il resto che riguarda questo comparto: maggiore trasparenza, maggior rapporto tra le imprese e le banche. E durante il decreto dei 40 miliardi, sia in commissione speciale che poi in sede di commissione ordinaria, questo è stato uno degli argomenti più trattati, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza. Ovviamente anche qui, tutte le volte che si parla di trasparenza, ci si spaventa, ed è successo anche ieri, quando chiedevamo trasparenza per esempio sull'Expo. Questo sintomo di un paese che davvero allunga le antenne quando si parla di trasparenza. Credo che questo sia un dato molto allarmante, e che solo attraverso la denuncia di questi casi, solo attraverso questi mezzi è possibile far qualche cosa, e noi in prima persona lo facciamo qua dentro. Bene, io a nome del Movimento Tutto mi sento di ringraziare Antonino De Masi, ma lo ringrazio innanzitutto come cittadino che ha deciso di continuare una battaglia, per quanto aspra, per quanto difficile. Mi veniva da pensare a tantissime cose, mi veniva da pensare per esempio a Brecht, quando sosteneva che un popolo che ha necessità di eroi è messo veramente male. Purtroppo noi oggi ci siamo sentiti dire da De Masi che lui interpreta a suo malgrado il ruolo dell'eroe, del morto che parla e che cammina, perché così gli è stato fatto sapere, in una situazione che sembra kafkiana, perché quanto ci ha raccontato è assolutamente assurdo. Fra l'altro, paradosso dei paradossi, e forse l'ultimo, adesso De Masi viene tutelato dalle istituzioni, perché è sotto scorta, e sono proprio queste stesse istituzioni che l'hanno di fatto affossato. Innanzitutto inapplicando delle sentenze, perché come diceva appunto il mio collega Nuti, uno dei nostri grandi e storici problemi è che ci affanniamo a far nuove leggi senza poi far applicare quelle vigenti, per cui l'Italia è il paese in cui c'è una pletora di disposti legislativi, peccato che poi non vengano applicati. Questo svuota anche di funzione e di dignità il Parlamento, perché se la legge è assolutamente priva di valore, chi fa la legge diventa inutile, però è particolarmente costoso perché rappresenta un costo, in quanto ha dei privilegi. Perché ha dei privilegi? Perché poi il politico, guarda caso, ha stretto un'alleanza, una sinergia con quei poteri reali,
molto spesso criminali, che governano di fatto il nostro paese. De Masi l'ha esplicitato, ma mi veniva anche da pensare al famoso problema dei rapporti Stato-mafia, per cui, non so se avete notato questo particolare, stranamente un ufficiale dei carabinieri lavorava per una banca, e anche questo insomma ci sembra strano. Però, come ha detto Laura Castelli e come ha rimarcato Dalila, questo è un problema che potrà essere affrontato e risolto soltanto attraverso una vera e propria rivoluzione culturale, perché siamo noi che dobbiamo cambiare la nostra mentalità, siamo noi che dobbiamo imporre una eticità dei nostri comportamenti, anche quando facciamo economia, anche quando facciamo business, anche quando si fa credito. E sappiamo tutti che parlare di credito in Italia significa scoperchiare dei problemi gravissimi. Penso semplicemente a MPS, penso a quello che avverrà su Unicredit. Ma questo è un problema di sistema, perché noi sappiamo tutti che poi molto spesso a governare le fondazioni bancarie venivano posizionati dei politici che per merito concludevano la carriera a capo appunto di queste fondazioni. Il movimento è certamente sulle stesse posizioni di De Masi, anzi si onora di poter affiancarla in questa sua battaglia, e venissero 100 altri cittadini, 100 altri imprenditori che decidono di denunciare, di continuare, di non mollare e di battersi per i loro figli e per i loro nipoti, perché queste sono le parole che De Masi ci ha poc'anzi rivolto. Io penso che per tutti noi questa sia semplicemente una lezione di etica civile, nella speranza che tutto ciò possa tradursi in una rivoluzione civile, politica, complessiva. Che questa classe dirigente, quella dei Letta, quella dei Fassina, possa essere la vera protagonista di questa rivoluzione, nessuno spero voglia crederci. Per cui ancora oggi ci si convince ancor più della necessità di mandare a casa certa gente che ha la responsabilità innanzitutto morale e poi probabilmente anche giuridica di affossare chi nel rispetto delle leggi fa semplicemente il suo dovere. Vi faccio concludere con una riflessione. Alla mia destra c'è una vittima di un sistema, questa vittima è stata affossata per un errore scusabile. Questa è la formula che la giurisprudenza italiana individua, però poi della vittima il sistema se ne frega. Francamente, se lo Stato esiste, esiste per dare solidarietà e per costruire giustizia nei confronti di tutti, alla faccia degli errori scusabili. Grazie. Concludo, poi rimango a disposizione, rimaniamo tutti a disposizione dei giornalisti per altre informazioni. Una cosa che non abbiamo detto è che De Masi il giorno 20 chiuderà la sua azienda, quindi non ci sarà più spazio per nessuno, i suoi 101 dipendenti più l'indotto economico che aveva creato De Masi finirà. Il 20 luglio, sì, De Masi già aveva deciso di chiudere il 10 luglio, in molti, come lui stesso ha raccontato, gli abbiamo chiesto di resistere ancora, perché di questa situazione è stato informato il ministro Alfano con lettere, telefonate, ne ha conoscenza anche il commissario del anti-racket, anti-usura Belgiorno, quindi tutti sanno che il 20 De Masi chiuderà. Quindi è per questo che noi abbiamo ulteriormente attenzionato la situazione con questa conferenza stampa. E se posso aggiungere due parole, proprio due, se già in una qualunque parte d'Italia perdere ora dei posti di lavoro è qualcosa di drammatico, in Calabria non ci si può affatto permettere tutto ciò. Sarebbe un dramma che si aggiunge a tanti altri atavici drammi. Poi, se ci vogliamo riempire la bocca di parole perché questo è il governo del fare e così via, benissimo.
A me sembra che questo sia il governo del dire, del promettere, del rinviare, come tanti hanno sottolineato. Io spero che grazie anche a questa conferenza stampa le istituzioni finalmente pressate da voi media, da voi organi di stampa, da voi televisioni, sentano il fiato sul collo da parte della cittadinanza e comincino a fare quello che debbono fare, perché le istituzioni sono a tutela di chi la legge la rispetta, non di chi la legge la viola.